A conclusione del corso di giornalismo 3.0 e pensiero critico promosso dall'Associazione Domenico Petrini di Rieti e tenutosi presso il Liceo Classico Marco Terenzio Varone di Rieti, a favore degli studenti dell'istituto, ringraziamo lo scrittore e giornalista Roberto Gervaso, presidente onorario del corso stesso, per la sua testimonianza, per il suo contributo professionale. Un esempio di onestà intellettuale, lucida coscienza critica e nobile impegno. E sperando di averlo di nuovo con noi per le prossime edizioni, diamo nel frattempo la parola ai ragazzi che desiderano intervistarlo. Siamo una piccola delegazione dei corsisti di questo corso Giornalismo 3.0 e Pensiero Critico e siamo ospiti a casa dell'illustre Roberto Gervaso, che ringraziamo per la tanta ospitalità mostrata nei nostri confronti. Ha ragione. E vorrei subito partire con una domanda. In questo tempo si parla molto di fine del giornalismo cartaceo. Tanti ritengono che il web possa nel breve termine sostituire la carta stampata. E allora al riguardo darei la parola a un'opinione d'eccellenza, quella del nostro amico Roberto Gervaso. Platone scriveva su delle tavolette di cera con una specie di incisore. Poi Gutenberg ha inventato la stampa, si è passati alla carta stampata e la carta stampata ha tenuto banco per molti secoli. Poi c'è stata la rivoluzione digitale che, a differenza di quella industriale che è durata più di 3 secoli, in 20 anni non ha cambiato, ha sconvolto l'informazione, non soltanto l'informazione. Quindi oggi la carta stampata è destinata, a me dispiace molto perché io un giornale preferisco sfogliarlo e devo essere il primo a sfogliarlo. Però i tempi sono cambiati e certi lussi me li posso concedere, quello di leggere il giornale non su il telefonino, sull'iPad. Però certamente voi giovani vi trovate di fronte a dover cambiare il mondo, quindi anche voi dovete adeguarvi e il giornale lo dovrete prima o poi lo leggerete soltanto per via digitale. L'importante è che lo leggiate, l'importante è che ne facciate tesoro perché i mezzi evolvono, non si scrive più come si scriveva io a scuola. Quando andavo a scuola avevo il calamaio e l'inchiostro, e oggi scrivo con la lettera 22, quindi non è che ho fatto molti, molti progressi, però le ho ereditate da Montanelli, e quindi i cambiamenti bisogna accettarli, perché non se, si accett se non si accettano i cambiamenti si viene travolti dai cambiamenti. Quindi io posso permettermi di essere un rudere del giornalismo, voi invece no, dovete essere dei pesci guizzanti del giornalismo. Grazie mille. Io invece volevo chiederle da cosa è nata questa passione per il giornalismo e che poi è diventato il suo lavoro, appunto. Io da ragazzo volevo fare il giocatore di calcio, come tu quando avevo 15 anni tutti volevano fare giocatori di calcio e i miei idoli erano era il Torino di allora, quello che poi si schiantò a Superga, quindi i miei idoli erano Mazzola, il padre del Valentino Mazzola, il padre di Sandro Mazzola, e poi tutta la squadra del Torino. Io sapevo a memoria il nome di tutti i giocatori, li riconoscevo, mi bastavano le figurine, che erano piccole figurine, mi bastava vedere un occhio per sapere a chi apparteneva quell'occhio. E poi a un certo punto ho capito che non, io ho fatto solo qualche bel autogol, però sempre autogol, quindi ho capito che la mia strada non era quella. E ho deciso, dopo aver sentito cantare da Frank Sinatra Stormy Weather, che è una delle sue canzoni più belle, decise di andare al parrucchiere, mi pettinai come Sinatra, andai dal sarto, mi feci un vestito come quello di Sinatra, cominciai a cantare e fu un fiasco. Poi
Durante la guerra avevo sofferto la fame, soprattutto la fame di bignè, come si chiama a Torino, le bignole si chiamano, i dolci, le paste, insomma, quella roba che era la pastarella, e adesso faccio il pasticcere così mi ingozzo di pastarelle, finalmente corono gli appetiti della mia appago, gli appetiti della mia gola. Poi alla fine questo non era molto gradito ai miei genitori, finché un giorno andai dal parrucchiere. Sembra strano che uno come me sia andato anche in un passato remoto dal parrucchiere, e a Torino, dove si leggeva la stampa, detta anche la bugiarda, perché diceva solo la verità gradita alla Fiat, come credo la dica anche oggi, e mi capitò sotto mano, fra le mani e sotto gli occhi, fra le mani, il Corriere della Sera, che era il giornale di Milano. Ho cominciato a sfogliarlo, in terza pagina c'era un articolo di un certo Indro Montanelli, che non ho mai sentito nominare, intitolato Polli a Cinecittà, che era una sua visita fra le comparse di Cinecittà, molto divertente, e io da quel momento quando lo rilessi, lo imparai a memoria, e decidi da quel momento di fare il giornalista. Poi quando ho preso la maturità classica, mio padre mi chiese cosa volessi per premio, io dissi voglio andare a Roma a conoscere Montanelli, che anche lui non sapeva chi fosse, Montanelli, Mortadelli, Morarelli. E andai a Roma, gli scrissi una lettera, gli piacque, mi invitò a pranzo a casa sua, mi prese sotto le sue ali, poi dopo qualche anno andai negli Stati Uniti, quando tornai sulle sue spalle di un sindacalismo, di un portaborse o di un sottosegretario, entrai al Corriere della Sera. Dopo un anno e mezzo al Corriere della Sera, ed ero specializzato in tentati suicidi, uxoricidi. Dopo lui uccideva lei e poi uccideva se stesso, e poi soprattutto scontri frontali sull'autostrada dei Laghi con almeno 3 morti. E dopo questo lavoro durissimo, durissimo, che fece con molto impegno, con molto sacrificio, disse a Montanelli: o mi fai trasferire a Roma, io lascio il giornalismo perché non ce la faccio più. Io poi volevo fare un altro giornalismo, un giornalismo letterario. Mi trasferì a Roma. Ho sempre fatto nella vita il mio dovere, finché un giorno mi prese sotto braccio, eravamo al semaforo di corso di via del Corso, Corso Umberto, e lui mi disse: facciamo insieme la storia d'Italia. Io rimasi sbalordito, avevo 25 anni, facciamo insieme la storia d'Italia, io almeno una parte, una lunga parte, che ha venduto 18 milioni di copie, che non sono noccioline americane, e da quel momento spiccai il volo. A un certo punto mi affrancai da questa tutela, da questo magistero, che era molto, è stato per me fondamentale, essenziale, molto, da parte di Montanelli, molto generoso. Montanelli, la prima cosa che mi disse Montanelli, quando scrivi, tu hai un solo padrone, il tuo solo padrone, poi mi accorgerò sposandomi che ne avrò un altro, e il mio padrone, il tuo padrone è il lettore. Ricordate che una frase si compone di un soggetto, di un predicato possibilmente verbale, di un complemento possibilmente oggetto. E se chi dice con 10 parole quello che vuol dire con 5 è capace di qualunque delitto. Quindi scrivi in modo chiaro, e per scrivere in modo chiaro bisogna avere coraggio, e bisogna anche avere, conoscere i rudimenti della tecnica, e bisogna conoscere i fatti che si espongono e non inventarli, se no fai lo scrittore, fai Ken Follett e non fai giornalista. Lei già ce l'ha narrato e descritto a lungo in una lezione che ha tenuto presso il nostro istituto. Ci vuole ripetere brevemente qual è stato il suo rapporto che si è instaurato dopo questo spicco con l'illustre Indro Montanelli? Poi io dopo 6 volumi della storia d'Italia ho messo, come si dice, le ali, e ho messo su bottega per conto mio, ho cominciato a scrivere le biografie, memore sempre dell'alta lezione del magnifico magistero di Montanelli, cioè pensando sempre a chi mi legge, infischiandomi comunque, non ho mai scritto per il direttore di un giornale o per l'editore di un giornale o per un ministro, ho sempre scritto per il pubblico, io non lo conosco il pubblico, ma è facile, è difficilissimo guadagnare un lettore, ma è facilissimo perderlo. Ho cominciato con le biografie, ho scritto 7 biografie, poi ho scritto libri di interviste, e credo di aver introdotto in Italia per la prima volta l'intervista a botta e risposta, senza quelle domande infinite, risposte sesquipedali che rendono noiosissima l'intervista, e senza interviste in ginocchio. Qualche volta mi mettevo in ginocchio, però con molta ironia,
per meglio scorbacchiare, adulando il personaggio che avevo di fronte o fingendo di adularlo. Comunque è una tecnica. Se voi volete fare giornalisti e avere successo, perché questa è una professione da vetrina. È duro fare giornalisti per tanti anni senza aver successo. Il successo deve essere, può anche essere un impostore, come diceva Kipling, ma il successo deve essere soprattutto il riconoscimento di un merito. E questo merito si guadagna sul campo. Io ho indossato il saio francescano, non metaforicamente voglio dire, e ho sempre lavorato 8 ore al giorno, io ho sempre scritto 8 ore al giorno perché l'ispirazione nasce dal lavoro, dalla traspirazione, cioè dal lavoro. Nulla dies sine linea, dicevano gli antichi, ogni giorno scrivi qualcosa, anche un solo rigo. E questa è sempre stata la mia regola, l'ho pagata cara, sapevo benissimo che il successo aveva un prezzo, ma successo in sé, non il successo che ti può dare la vincita al Superenalotto, il successo che ti dà il lavoro fatto col sudore della fronte tua, non col sudore della fronte altrui. Io quando mi metto a scrivere alla mia lettera 22, perché sono ancora un primitivo, un cavernicolo, non uso il computer, e quando la lettera 22, quando è esaurito i nastri, scrivo con la penna stilografica, che non mi ha impedito di scrivere 50 libri, 10.000 articoli, 15.000 aforismi. Io, prima di cominciare a scrivere, ogni mattina bacio il coperchio della mia macchina per scrivere e accarezzo i libri che devo scrivere. Perché questa non dico che è una missione, è una parola grossa, vale per Madre Teresa di Calcutta, per Dottor Schweitzer, però è un lavoro serio. Il giornalismo deve essere una milizia. Deve essere una milizia e bisogna votarsi al giornalismo dimenticando tante altre cose, a parte qualche adulterio, vabbè. E perché non si prende mai sotto gamba niente nella vita. Il dovere è una cosa seria, il dovere educa il carattere, ti porta alla disciplina e non puoi, non sarai mai, poi quando scrivi devi sempre cercare di interessare il lettore, perché se tu sei commosso si commuove il lettore, se tu sei arrabbiato si arrabbia il lettore, se tu sei divertente si diverte il lettore. Mettetevi te sempre nella testa di un lettore e cercate di dare ritmo alla frase. Il ritmo, io che non distingo un valzer dalla salsa, si chiama così, la salsa? Dalla salsa, però sento il ritmo quando scrivo. Infatti, quando scrivo batto sempre il piede per terra, un piede per terra, e ho questo un dono. Questo è un dono istintivo che proprio viene affinato dalla tecnica. La tecnica si impara, e poi, soprattutto leggendo i grandi maestri del giornalismo. Purtroppo, i grandi maestri non ci sono più, perché quelli che sono stati i miei grandi maestri, Montanelli, Buzzati e Brezzolini, sono morti, però io sono riuscito ad avere. Come posso dire, il nettare della loro sapienza giornalistica, e poi leggere i classici, che sono moderni, si chiamano classici proprio perché sono moderni. Se volete diventare un grande inviato speciale, leggete Casanova; volete diventare un grande politologo, leggete Machiavelli; volete diventare un grande polemista, leggete Voltaire; uno scrittore brillante, leggete Oscar Wilde, Bernard Shaw; un corrispondente di guerra, leggete Giulio Cesare; leggete i classici, lì troverete tutto, tutto. Però dedicatevi. Non si possono servire due padroni nella vita, nella professione. E se decidete di servire un padrone, nel mio caso è il giornalismo, purtroppo tutto il resto ne discapita. Se uno dice voglio avere una famiglia con 10 figli, certo diventa difficile fare giornalista. E poi, ripeto, è una, non dico una missione, che ripeto è una parola grossa, ma è proprio una vocazione, una predestinazione. È il più bel, quello di scrivere, il più bel mestiere del mondo, però richiede i più grandi sacrifici del mondo. Io ho dato tutto al giornalismo, dal giornalismo ha dato tutto, tutto a me, tutto quello che io cercavo dal giornalismo, e quindi credo di essere soddisfatto di quello che ho fatto e soddisfatto anche di quello che ho sofferto, perché a me il giornalismo è costato, io purtroppo l'ho pagato con la salute, con lunghe atroci depressioni, però sono contento di aver pagato quel prezzo, perché alla fine ho realizzato quello che era il mio grande obiettivo. Ho mangiato meno bignè, non ho potuto.
fare concorrenza a Frank Sinatra. E non sono diventato un bomber, però credo di essere diventato un buon scrittore. Noi qui abbiamo portato il suo libro Qualcosa non va. Questa frase, in qualsiasi tempo la si legga, è certamente attuale. Che cos'è che non va oggi per Roberto Gervaso? Per me e per tutti gli italiani non va l'Italia, che è un paese, l'ho detto, ho scritto tante volte, che sta in piedi perché non sa da che parte cadere, un paese che non ha carattere, perché un paese può avere carattere soltanto se ha dietro di sé uno Stato, e uno Stato in Italia non c'è, perché quello nato nell'861 con merito soprattutto di Garibaldi era uno Stato di un'elite, non era lo Stato voluto di un popolo. Poi la Chiesa si è sempre messa di mezzo per impedire l'unificazione dell'Italia e quindi la fondazione di uno Stato. Siamo un popolo senza carattere, siamo un popolo senza dove la famiglia conta più della società. È giusto che la famiglia conti, ma è giusto anche che conti la società. È un posto dove è un paese dove quello che è di tutti, ad esempio qui di fronte il Colle Oppio, oppure Villa Borghese, che so, il Valentino a Torino, Palazzo della Signoria a Firenze, Piazza San Marco a Venezia, sono di tutti. Per gli italiani sono sempre quello degli altri. Ecco. E poi siamo un popolo di conformisti, di trasformisti, un popolo di pecore anarchiche, di pecore indisciplinate, che seguono il padrone finché gli conviene, poi ognuno fa i fatti propri. Il paese non di Machiavelli, ma che aveva il senso dello Stato, avrebbe voluto uno Stato in tempi in cui non era possibile fondarlo, ma siamo un paese di Guicciardini, dove ognuno bada, come diceva questo grande maestro di storia del Cinquecento, dove ognuno pensa al proprio particolare, e dove è un paese che non ha avuto la riforma, che ha avuto la controriforma, non ha avuto l'illuminismo, non ha avuto una borghesia, non ha avuto una rivoluzione cruenta, ma comunque ha trasformato la società come quella francese. È un paese dove sono nati Pulcinella, Arlecchino, Balanzone, Fregoli, Cagliostro, Bertoldo, Bertoldino, Cacasenno, il comandante Schettino e la signora o signorina Minetti. Questa è l'Italia, questa è l'Italia perché questi sono gli italiani. Un popolo che ha molta fantasia, ma qui manca quel pragmatismo anglosassone, figlio della riforma protestante. Noi in cambio, come per tanti anni, per secoli, per millenni, siamo sopravvissuti perché siamo intelligenti, fantasiosi, abbiamo in dosi somme quell'arte di arrangiarsi che è la versione latina e bizantina del pragmatismo anglosassone. Quindi è un paese disunito, che non ha senso civico, dove la classe politica è una classe politica sciagurata e scellerata, che è incapace, vorace, fatta di vecchi marpioni riciclati, di vecchi tromboni sfiatati, di fighetti in parrucchino, di pinocchietti. E voi immaginate, sapete a chi io alludo. È un paese dove quanti al posto di quel ministro sarebbero andati dal notaio, che gli diceva: questa casa costa 1.400 euro, ma lei me ne deve 1.400.000 euro, lei me ne deve dare solo 900. Quanti avrebbero detto: no, io la voglio pagare interamente. Quindi questa è l'Italia, che dalla fine dell'impero romano non ha mai finito una guerra con lo stesso alleato. Ciò non toglie che io amo l'Italia più a baci, più a graffi che a baci, più a morsi che a carezze, però è un paese che non lascerei mai, e non solo perché vivo in questo splendido di fronte al Colosseo. Penso che abbiamo concluso questo iter che abbiamo potuto risvolgere grazie al nostro ospite, e non ospite perché siamo a casa sua e siamo noi ospiti. Vogliamo quindi salutare tutti i corsisti del giornalismo 3.0 e pensiero critico, e lasciarvi insomma con questo riepilogo della scorsa puntata. Io vi ringrazio molto, e ricordatevi che se la vita è una milizia, il giornalismo è una milizia ancora più dura. Bisogna mettere tutto in conto, vale la pena raggiungere certe volontà di fare una certa professione, sacrificarsi? Secondo me sì.
E poi per quanto riguarda, io dico per quanto riguarda me, per quanto riguarda voi, dovete decidere voi. Auguri.